Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi un nuovo video a vostra grandissima richiesta, ovvero A Day With Me. Non so neanche pronunciare, sono penosa. Comunque, A Day With Me versione palestra, ovvero mi avete chiesto di vedere nel video che vi ho fatto della mia fitness routine, che se non avete visto vi lascio qua cliccabile in sovraimpressione. Mi avete tanto chiesto in quel video dove ho parlato io cosa faccio per tenermi in forma, di vedere un giorno assieme a me, di vivere proprio un giorno assieme a me, quindi cosa mangio, cosa faccio in palestra, insomma tutte queste cose. Adesso quindi vi farò vedere anche brevemente cosa mangio, un po' tutto, anche il mio outfit per la palestra, e tutto. Però vi rimando al mio secondo canale, che se non siete iscritti ancora iscrivetevi, perché là io vi faccio tanti video di cosa mangio molto dettagliati. Vi ho fatto vari video proprio cosa mangio in un giorno, in cui ho fatto vedere proprio tutto quello che mangio, vi faccio tante ricette e consigli per colazioni sane, merende sane, vi parlo anche di dieta, di alimentazione, un po' di tutto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al mio secondo canale, Carità Dolce Cucina, link ve lo lascio anche nel box informazione. E adesso iniziamo subito. Inizio col pranzo, perché per colazione ho mangiato il porridge che ho fatto, quello là mio al cioccolato buono. Vi ho fatto vedere tutta la ricetta bene dettagliata sul mio secondo canale, quindi rimando a quel link. Adesso vi faccio vedere il mio pranzo. Piatti puliti, finito, divorato. Ecco qua, preparandomi l'outfit per la palestra. Ecco qua, il mio outfit comprende questo gattino, vero fiacchino, vieni anche tu come in palestra. Oddio, non ce la faccio. Comunque ragazze, qua ci sono tutte le mie cosine. Adesso metterò questo qua, che è un nuovo pantalone che è molto bello. L'ho comprato appunto della Nike e mi piace molto perché è molto coprente, invece di solito quei legs un pochino scrausi a volte, perché io ne ho tanti, perché li cambio, li metto, quindi ne ho tanti, però a volte sono trasparenti, quindi questa cosa mi è antipatica. Invece questo qua è bello coprente ed è di questo tessuto molto elastico e coprente, quindi mi piace tantissimo. E poi sopra metto questo toppino qua. Io metto sempre un top sportivo, reggiseno sportivo, anche se comunque sopra metterò una maglia, cioè io non vado mai in palestra, cioè non sto mai solo con questo, ma neanche d'estate, perché comunque mi sentirei troppo, insomma, con le cose che escono in giro, quindi metto comunque la maglia. Però uso sempre reggiseno sportivo perché comunque è più comodo, protegge meglio e quindi mi sento più a mio agio. Oggi metterò questo qua, ne ho tantissimi, però casomai farò un video e farò vedere tutto il mio armadio pieno di cose sportive. E ci volevo abbinare questi calzini che sono uguali della Nike Fluo, però soltanto che ne ho trovato solo uno, vi dico la verità. L'altro non so dove sta, quindi penso che ci dovrò mettere questi qua. Se lo trovo ci metto questi, mo dopo cerco un altro po'. E poi sopra una magliettina tipo così, un toppino così, così sto più comoda. Insomma, lo volevo nero anche questo qua, ma non l'ho trovato, quindi mo dopo vi faccio vedere l'outfit completo addosso, così vedete proprio se ho messo queste cose qua o ne ho messe altre. Faccio sempre così di solito. Poi le scarpe che io indosso sempre sono queste qua, cioè fanno schifo, sono vecchie e consumate, perché non ce l'ho da tantissimo, le uso spessissimo appunto perché le metto sempre quando vado in palestra, sono molto comode, le ho comprate appunto della Nike, ho fatto una bella spesa e mi trovo ancora bene, quindi le userò ancora per molto queste qua. Quindi le scarpe è una cosa che secondo me bisogna prendere buona. Un bel felpone sopra con pochi colori è una cosa, tanto poi arrivo in palestra e me lo tolgo. Adesso mi vesto e vi faccio vedere. Eccoci qua ragazzi, questo è il mio outfit per la palestra, quindi ho messo il pantalone che avevo detto, il top l'ho trovato nero e poi sotto c'ho quello là appunto sportivo, e poi c'ho la treccia. Io faccio quasi sempre la treccia perché mi trovo comodissima in palestra a stare con la treccia,
Turco praticamente non ne metto, vi consiglio di lasciare la pelle respirare, infatti io praticamente l'unica cosa che metto proprio se mi vedo un mostro, un cesso, per non spaventare i ragazzi che si vanno a allenare in palestra, metto il correttore, l'unica cosa che metto è un po' di burro cacao, quindi la mia treccia è sto comodissima così e adesso metto un bel felpone sopra. Questo pantalone è super super comodo ragazze, veramente segue tutti i movimenti, è super elastico. E vai, andiamoci ad allenare. Deodorante ci vuole, ovviamente il mio deodorante fatto in casa, cocco e vaniglia, I love you, anzi I love it. Ecco qua, messa la mia super felpona che sembra un pigiama, però io l'adoro troppo questa qua. È troppo troppo carina per arrivare a uno di quei video che avevo fatto e mia sorella di quelli là dai cinesi, se vi ricordate. È troppo bella calda, tanto poi arrivo là e me la tolgo, mi serve solo per ora. La mia borsa, eccola qua, la mia borsa super bellissima che mi ha regalato Max, ce l'ho già da qualche annetto e sono pronta per andare in palestra ad allenarmi. Ecco qua la mia meravigliosa merenda pre-sport, ovvero mitico pancake che vi ho fatto il video sul mio secondo canale, sia la videoricetta sia un altro video su come farcirli. In questo caso ho messo lo yogurt di cocco, quello là, lo yogurt greco al cocco, e anche un po' di cioccolato fondente, sia dentro che fuori. Guardate che meraviglia! Con anche un po' di farina di cocco, e mi piace tantissimo il cocco grattugiato, l'accoppiata cocco e cioccolato è buonissimo. Buon appetito e buona merenda! Spogliatoio, adesso quindi praticamente doccetta ci vuole, mamma mia, sto proprio in condizioni pietose, disastrose, però la treccia, guardate, tiene ancora, regge ancora. Quindi adesso doccetta e poi spalmaggio con olio anticellulite by Carlita Dolce, quello fatto in casa. Adorato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, è vero Nancy? Dillo tu, così lo mettono un bel pollice in su. Vi ho fatto vedere un pochino di quello che ho fatto. Oggi abbiamo fatto sia Pilates e poi anche un pochino di allenamento, giusto una mezz'oretta abbiamo fatto sia un po' le braccia che un po' I glutei. I glutei. Abbiamo fatto un po'
po' una ripresa un po' di tutto e quindi se vi piacciono questi video me ne posso fare anche altri facendovi vedere altre cose in palestra, quello che faccio e porto con me. Vi mando ancora un bacio grande. Ciao, ciao Ciao. Nancy, ciao!